Polpetta in difficoltà. Tanto. Polpetta in difficoltà. Ce la faccio. Oggi partenza da Carbonin. Poi? Direzione il rifugio Vallandro. Bene, appena partiti dal parcheggio, 5 minuti, prendiamo il sentiero 37 che ci porta verso il rifugio Vallandro e Prato Piazza. La strada strabattuta, niente ciaspole per adesso. Ma Gigio, piccolo shepherd cresce. Dove stiamo andando? Ciao Polpetta! Ciao. Oggi glutei team. Snoopy c'ha anche il berretto di Natale, vedete? Guarda che roba. È partito da Carboni. Sta andando su al rifugio. Rifugio? Vallandro! Vallandro, giusto? Bella pista battuta. Ecco il glutei team, sempre perché lì c'è la strada comoda, ma noi no, niente, qui strade alternative. Siamo arrivati a provare una banchina. Ok, ecco Polpet de Molich. Che fai? Molto wild, snow wild, nuova attività in beauty team, snow wild, Snoopy versione Natale. Lavaggio bacchette. Yep. Metto il nostro gluteo, attraverso un piccolo guado. Ah, Gigio! Sapore di mare! Sapore di sale! Che hai sulla pelle, buongiorno, buongiorno. Professor Appis? Sì, sempre di là. È sempre di là. Ed è quando vuoi riprendere il panorama che c'è tutti i pini davanti. Eccoci, ci stiamo avvicinando al rifugio Vallandro. Siamo su una sorta di altopiano inclinato. Stiamo attraversando il vasto pianure della Laponia, arrivando al rifugio Vallandro. Vedete che oggi abbiamo portato le ciaspe per prendere aria. Potevamo mettere direttamente sulla neve, dovevamo prima farla ambientare, no? Stiamo uscendo dalla Laponia Est. Cos'è? Ma c'è una cosa uscita autostradale? Anche l'albero. C'è una panda, giustamente. Ecco Polpetta, suo ultimo strappo. Eccoci al rifugio. Il rifugio Vallandro. Spettacolo. Completamente legno. Slittini a manetta! Bene! E si arrivava anche in macchina. Polpetta, ciao! Come stai? Bene, allora siamo appena arrivati qua. Abbiamo appena fatto pausa dal rifugio Vallandro.
abbiamo visto che la gente arriva con la macchina, ma noi siamo ovviamente, guarda, no vabbè, 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 non dico niente, non, po- non commento, non commento, ci sono un sacco di slittini e si va giù con lo slittino adesso. No, adesso andiamo su. Adesso andiamo su. Adesso abbiamo Polpetta alla guida della troupe. In fondo a lei vediamo il picco. Il picco del picco. Picco Vallandro. Picco Vallandro. E dietro di noi abbiamo abbandonato il rifugio dove ci ritorniamo dopo. Bene, dopo il rifugio si trova l'incrocio dove a destra taglia il sentiero numero 34, che è questo che stiamo seguendo, che porta lassù verso la cima. Sempre Polpetta al comando, col sole dietro. Il nostro Gigio, che dopo aver preso lo svincolo Lapponia Ovest, stiamo andando verso l'ignoto in cerca della casa di Babbo Natale. Picco Vallandro in fondo e la nostra meta Monte Specce. Passeggiata relax. Eccoci quasi alla croce. Lapponia. Un bel panorama comunque. Siamo tra le montagne più piatte del Parco Nazionale Sennes Brais Fannes. E là c'è sì, Lapponia Centro. No? Eccoci sulla terrazza panoramica del regime, si vedono piccolissimi. Ecco la crocione di vetta del Monte Specie. 110 forse, polpettone. Allora, il glutei team adesso scende dal Monte Specie. Va, vamo! Alla cazzo, diciamo. Alla cazzo, proprio alla cazzo, via! Mi trovate, aiuto, aiuto! Ecco il nostro gluteo e la gluteina dietro che non si vede ma c'è. Proviamo a galleggiare, non si galleggia. Saluta.
profondi. Adesso sì, adesso ci sono io. Ciao! Hai i sabattoni? Di là c'è il sentiero 34 che continua, che porta giù al lago di Landro. Chissà cos'era. Ancora Polpettaus al comando. Oh, affonda. Affondato. Ah, niente, ci siamo impantanati. Siamo nel dirupo, adesso ce l'ha cavata. Vedo tracce di sentiero! Già al rifugio subito! Siamo già qui! Eccoci di nuovo a rifugio Vallandro. Ho fatto una discesa wild. Guardo, molto wild, molto wild. Siamo scesi da lì in mezzo. Che a noi non ci piace il sentiero. Facciamo una piccola sosta dove ci tiriamo via le ciaspole. Pausa il caffè. Sto litigando con le ciaspe. Siamo già nel bel mezzo della discesa. Qualche tornantino e siamo già alla macchina. Ci abbiamo messo pochissimo a scendere, pochissimo. Stamattina siamo saliti da lassù dalla strada. Invece adesso scendiamo dal sentiero che facciamo prima. Ok, ci vediamo alla macchina. Eccoci qua. A lei l'onore. L'UTI Team è arrivato alla fine del suo giretto. Un attimo che sto sprofondando. Non riesco a stare in piedi. Quindi 15 quindi, km, 900 metri di puro relax. Sì. Va, giretto tranquillo, dai. Fino al rifugio Vallandro. Poi per arrivare in cima. Ah, insomma, ci vuole un po' un minimo di allenamento, ma fattibile per tutti, bambini compresi, perché li abbiamo visti. È diretto, calmo, tranquillo, non è stato necessario usare le ciaspole, le abbiamo usate solo per scendere. Il rifugio è aperto. Rifugio aperto, tutti i rifugi aperti, sopra un bel pianoro. Vedi che il parco fatto. Naturale funness scene. Eccoci qua. Questo. I sentieri da seguire sono sempre 37 e 34. Facile, sempre ben segnalato. L'UTI Team vi saluta. Ciao. Ciao.